gli do due cinquine a sto c***o. Mo levate dal c***o, metto sotto la macchina. Questa è la realtà dei taxi a Fiumicino. Che sei un pagliaccio! A chi ti dai i soldi per far casino? Continue truffa ai turisti. Sei turisti cinesi che sono stati truffati pagando il doppio di quello che dovevano pagare. Una coppia non vedente col cane che è stata rifiutata da un taxi. E la truffa dei taxi collettivi con persone che non si conoscono, turisti che vengono messi nella stessa auto e pagano 50 euro a testa invece di 50 euro in totale. A me mi rimette di vista, tu me denuncio. Io mi mettiamo in faccia. Un pagliaccio di 20.000 al mese per far cazzo. 20.000 magari. Io sto 15 ore a mezza con tutti i tossici, i drogati. Le paga le tasse perché qui risulta che ne pagate ben poche. Ne pagate ben poche! Siamo qui quest'oggi per chiedere ancora una volta a tutta la politica, ovviamente incluso questo governo, di fare maggiori controlli. Quanto ha guadagnato questo mese? Zero! Zero! Ammazza! Perché non è assolutamente credibile che i tassisti a Roma, così come in tutte le altre città d'Italia, dichiarino poche migliaia di euro a fronte di guadagni nettamente superiori. Non abbiamo neanche fatto in tempo a fare i tassi, perché sono arrivati. La polizia dei tassisti, una violenza inaudita, cioè neanche a Terni sono così violenti, ragazzi. Una violenza mai vista. Pensa a quelle che paghi delle tasse, ma io ne pago da Allora, questi due erano il segretario dei radicali italiani Matteo Alessi e lo streamer, cioè uno che lavora online, mette i filmati online, Ivan Grieco. Allora, io premetto prima della, che quella cosa là di un non vedente a cui è stato impedito di salire. In realtà c'era stato anche un caso, per esempio in un ristorante era stato impedito ad un non vedente con il cane di entrare con il suo cane, ma nessuno si sogna giustamente di dire che i ristoratori ce l'hanno con i non vedenti. Invece sui tassisti si può metaforicamente sparare allegramente. È una cosa abbastanza... No, siete un bersaglio facile, Ivo. Sì, assolutamente, un bersaglio facilissimo, tanto è vero che il partito radicale ormai morente si è affidata a questo giovincello che piuttosto che fare politica è un provocatore da TikTok e da social che oltre che a fare cattiva informazione diffonde falsità sulla categoria tutta, perché questi signori dicono nei loro vari reel su Instagram o sui loro video su TikTok, che ho avuto già modo di vedere, una serie di falsità, e parlano loro di violenza, ma cos'è violenza se non la provocazione che loro fanno andando a dire delle falsità mentre qualcuno sta lavorando? Nessuno giustifica minacce, aggressioni, ma io prendo come minacce, aggressioni il loro comportamento veramente di basso livello. Se questa è la politica odierna, signori, possiamo anche accapigliarci tutti i giorni, ma è veramente vergognoso. Oh, ma perché siete diventati un obiettivo così facile, secondo te, Ivo? Beh, è molto evidente, basta anche cioè, vedere... Cioè, le mele marce ci sono ovunque, no? Quindi... Ma sì, ma oltretutto noi associazioni sindacali abbiamo fatto innumerevoli sforzi per chiedere un aumento di controlli presso Fiumicino, a Termini, continuiamo a segnalare comportamenti scorretti degli operatori, quindi noi non abbiamo nulla da nascondere su questo. Noi, se le mele marce vengono cacciate letteralmente, ne siamo ben felici. Il problema qui è un altro, siamo una categoria che è bersaglio perché ci sono evidentemente delle grosse aziende che hanno tutto l'interesse a destrutturare un settore e un comparto intero e ovviamente utilizzano questi, passano il termine, utili idioti per convincere le persone che le loro soluzioni proposte siano migliori della situazione corrente. È molto semplice, c'è un attacco alla categoria da parte di grandi gruppi finanziari e multinazionali e loro ne fanno l'interesse.
Oh, questo è il punto di vista di un rappresentante della categoria dei tassisti, Ivo Speziali, con la E, Speziali. Con la E, segretario, e di Empoli. Ecco, E di Empoli, segretario regionale di Uri Taxi. Grazie, in bocca al lupo per tutto. Ciao. Grazie Stefano, una buona serata a tutti. Ciao, ciao.